Ciao, sono WiddytonTube e benvenuti a un nuovo video. Oggi parliamo di Amplitube 5, l'ultima versione del famoso software per chitarra di iKey Multimedia. Per chi non lo conoscesse, Amplitube è una vera leggenda nel campo della registrazione della chitarra su computer. Rispetto alle versioni precedenti sono stati fatti numerosi miglioramenti, sia a livello di grafica, sia a livello di funzioni. Per farvi vedere meglio come lavora Amplitube, ho registrato alcune chitarre sul mio looper, in modo da avere le mani libere e farvi sentire i cambiamenti in tempo reale. Siete pronti? Questo è il layout di default di Amplitube 5. Attualmente lo sto usando in modalità standalone, ossia non è collegato a nessuna workstation. Prima di passare ai suoni, vorrei descrivervi il segnale, il percorso del segnale, dall'inizio fino agli speakers. Abbiamo qui un accordatore. Qua lo attiviamo e qua lo mettiamo in mute. Abbiamo la DI che ci permette di splittare il segnale e mandarne una parte al nostro ampli, un'altra direttamente al mixer. Abbiamo qui la possibilità di decidere il routing, abbiamo il nostro amplificatore, un altro controllo di routing, la cassa, il mixer e alla fine gli speaker. Questo controllo è legato a questo menu. In questa modalità, diciamo lineare, abbiamo un solo amplificatore, una sola cassa e via dicendo. Selezionando qui abbiamo due amplificatori che lavorano in parallelo con due casse. E ovviamente posso selezionare sia il tipo di cassa sia il tipo di amplificatore, ma questi dettagli li vedremo meglio più in avanti. Qui abbiamo tre amplificatori e qua abbiamo la possibilità di suonare, quanto posso vedere, due strumenti contemporaneamente. Torniamo alla modalità lineare. Prima di cominciare a sentire qualche suono, voglio descrivervi questo pannello inferiore. Abbiamo qui appunto l'accordatore, qui abbiamo il mixer che collega le 8 tracce su cui possiamo registrare per esempio dei riff, qua abbiamo il controllo di ogni singola traccia, abbiamo record, play, loop, una timeline, la velocità di riproduzione, il pitch, metronomo, il tempo e i BPM. Passiamo adesso a questo menu qui in alto. Qui abbiamo la possibilità di selezionare pedali, amplificatori e speakers. Tutti i prodotti sono raggruppati in due categorie, o per famiglia, per esempio amplificatori che vanno sul clean, che vanno sul crunch, high gain e così via. Abbiamo anche amplificatori per basso. Oppure li abbiamo raggruppati secondo qua, collection. Cosa significa? Ci sono dei costruttori come per esempio Carvin o Engel o Fender o Gallien-Kruger che hanno rapporti con iKey Multimedia, ossia iKey Multimedia può usare liberamente il loro nome e quindi se io clicco Fender per esempio ho un Deluxe o Deluxe, un Twin oppure un Bassman, un Bandmaster e così via. E la stessa cosa ovviamente vale anche per i pedali o per i cabinet. Ci sono altri modelli in cui insomma bisogna un pochino andare intuito. La cosa divertente è che oltre alle collezioni per costruttore abbiamo anche le collezioni per artista, ossia abbiamo qui il rig di Brian May con i suoi Vox e i suoi effetti, o quello di Satriani o quello di Slash. Per esempio se io clicco qua su Brian May, a livello di amplificatori ovviamente mi esce il Vox. Se io vado sui pedali e riclicco Brian May, mi esce per esempio il treble booster o il simulatore di pickup della Red Special. Insomma, è la stessa cosa, vale anche per, non so, per Hendrix. Qua abbiamo per esempio i pedali, abbiamo il Fuzz Face, abbiamo l'Univibe, abbiamo l'Octavia. Qui a livello di testate abbiamo per esempio ecco i Fender o le Plexi, a livello di cabinet le casse Marshall 4x12 e
Comunque sì, abbiamo una serie pressoché illimitata di parametri che possiamo selezionare per creare il nostro suono. Passiamo adesso a qualche suono. Sentiamo questo amplificatore di default. Passiamo adesso a un champ. Passiamo adesso a un twin. Ovviamente ci sono amplificatori che vanno adattati in qualche modo, quindi il livello di output a volte va leggermente alzato. Un amplificatore molto divertente è questo Leslie. Adesso lo sentiamo. Come vedete qua abbiamo tantissimi amplificatori. Abbiamo la possibilità appunto di scegliere amplificatori storici, amplificatori più recenti e ovviamente le possibilità sonore sono pressoché limitate. Per esempio un bell'ampli per brani un pochino più rock, high gain, è questa riproduzione del Friedman Pintaco. Passiamo adesso alla sezione effetti. Gli effetti sono divisi o per categorie, delay, distorsioni, filtri, dinamica, o per collezione. Adesso, se io voglio per esempio provare un fuzz, posso andare nella collezione di Hendrix, prendere questo fuzz phase e trascinarlo prima dell'amplificatore. Adesso sentiamo la chitarra direttamente nell'ampli. Vedete l'ampli è acceso. Abbiamo i volumi, diciamo, standard. Ovviamente posso rimuovere il fuzz cliccando col tasto destro, Remove, e posso cambiarlo per esempio con qualunque altro pedale. Se io voglio metterci per esempio un Tube Screamer, vado qui, oppure posso decidere di metterci un DS1, lo clicco, lo metto qui. Ovviamente devo sempre stare attento ai livelli, che non ci siano troppi rumori di fondo, quindi abbasso un pochino il tono. Abbasso un pochino anche il livello di uscita e sentiamo. Abbiamo parlato quindi degli amplificatori, abbiamo parlato dei pedali, adesso passiamo alle casse. Per quanto riguarda le casse, basta cliccare qui sulla cassa e vediamo anche qui casse raggruppate per tipi o per
artisti, diciamo, se io voglio una cassa, diciamo, come Slash, vado qui da Slash e vedo le casse che usa lui. Posso decidere questa, per esempio. E abbiamo appunto due microfoni che sono vicini ai coni e due microfoni di ripresa, diciamo, overheads. Come faccio a selezionare innanzitutto i microfoni? Vado qui sulla casella microfoni e posso decidere, per esempio, questo microfono è un condensatore, però lo posso cambiare con altri tipi di condensatori che vedo qua, oppure con dinamico, oppure con microfono a nastro. La stessa cosa anche per questo secondo microfono. E qui ho il mixer che mi permette di selezionare, per esempio, questo microfono o quest'altro microfono. E lo vedo rappresentato qui, per esempio, questo è lui col suo volume, il suo pan. Questo è l'SM57 con il volume e col pan. E posso avvicinarli o allontanarli semplicemente cliccando sull'asta. Questi microfoni qua sopra sono gli overhead e li modifico qui dal room. Qua ho due condensatori, posso selezionare vari tipi di condensatori e qui ho una novità, ossia l'ambiente dove la cassa viene ripresa. Questo è il Large Studio, una hall. Abbiamo anche cose un pochino più, diciamo, meno convenzionali come Subway, oppure anche in bagno. Insomma, abbiamo possibilità pressoché illimitate, come vi ho già detto. Per quanto riguarda la cassa, oltre ai microfoni, abbiamo la possibilità di selezionare i coni, speaker. Allora, diciamo, qua posso decidere di metterci, che ne so, un blu alnico. E qui, su quest'al da quest'altra parte, posso decidere di metterci, per esempio, non so, questa è di Van Halen. Posso decidere anche questi altri due coni che, pur se non sono ripresi frontalmente, vi ricordo che abbiamo anche degli overhead. Vi ricordo che questo controllo di split permette di collegare un'ulteriore cassa al nostro amplificatore per avere altri suoni in entrata. Una volta selezionati i coni e i microfoni, con questo VirTec possiamo andare a decidere l'angolo del microfono e la distanza dal cono. Vedete, basta trascinare e muovendo il mouse decidiamo l'inclinazione e la distanza dal centro del cono. Possiamo decidere di mettere a valle dell'ampli o in un send return virtuale anche dei pedali. Per esempio, se io voglio mettere un delay nel send return del mio Marshall, mi basta cliccare e metterlo qui dopo l'ampli. E quindi, quando ci clicco sopra, vedete, mi si apre questa finestra del loop effetti. Come dicevo prima, se voglio rimuovere un effetto, basta cliccare col tasto destro e remove. Arriviamo adesso all'ultimo anello della catena, il mixer. Qua abbiamo i due microfoni con cui è registrata la cassa. Posso decidere di fare il pan pot. Ma questi sono controlli che abbiamo già visto prima. Abbiamo il controllo del microfono del room. Abbiamo anche la DI. Vi ricordate questa DI che si illumina cliccandoci sopra. E abbiamo un master. Posso inserire nel master tutti questi effetti che si trovano qui nel menu a destra. Se io clicco sopra, diciamo, l'equalizzatore, lo trascino e cliccando qui mi si apre quest'altra finestra. Qua posso decidere tutti gli effetti che voglio mettere a valle. Posso decidere di mettere un riverbero, posso decidere di mettere un compressore, insomma tutto quello che voglio. E alla fine, ovviamente, la somma di tutti questi elementi è quello che sentiamo. Tutti i parametri che abbiamo visto sono modificabili in tempo reale. Quanto vi ho detto fino adesso è per creare un suono da zero. Tuttavia sono presenti in Amplitube anche dei suoni già confezionati, se vogliamo. E basta cliccare qua nel menu. Per esempio, possiamo decidere di sentire Comfortably Gilmour Solo. Abbiamo qui il compressore, un equalizzatore grafico, un MAF, due amplificatori, due casse. Sentiamo. Thank you.
Un altro esempio può essere questo qua, Summers on the Moon. Sentiamo adesso questo ultimo profilo, 80s Metal. Prima di concludere, vorrei farvi vedere un'altra caratteristica interessante nei settings del plugin. È possibile collegare la rig stomp e quindi calibrare i due pedali di espressione, in modo da assegnare a ciascuno dei pedali un parametro da modificare in tempo reale. Abbiamo alla fine questo controllo che attiva il looper, che può essere molto utile anche nelle esibizioni dal vivo. Siamo arrivati alla fine del video, che spero vi sia piaciuto. E se sì, tra parentesi, fate like e iscrivetevi a TuneTube. Chiusa parentesi. I suoni di questo Amplitube sono bellissimi, sono assolutamente credibili, professionali come qualità, e non ho trovato nessun problema a gestirli anche avendo scaricato immediatamente il programma. Quindi l'interfaccia è molto intuitiva, a parte la grafica che è molto piacevole. Comunque sia, si capisce subito dove andare a parare per ottenere quello che abbiamo in mente. Quando abbiamo a che fare con software di questo livello, ovviamente c'è anche da prendere in considerazione una curva d'apprendimento quando vogliamo usare, per esempio, due testate, tre testate. Insomma, c'è da studiare, però il risultato vale ovviamente l'impegno, nel senso che abbiamo la possibilità con Amplitube 5 di realizzare un suono da zero fino a una produzione musicale fatta e compiuta. E non tutti i software hanno questa risposta in dinamica, in questa immediatezza, in questa possibilità di variare così tanti parametri insieme. E quindi mi sento di dire che iKey Multimedia ha decisamente centrato l'obiettivo. Vi lascio il link in descrizione se volete saperne di più. E con questo vi saluto e vi auguro buone cose. Ci vediamo presto. Ciao!